questa cerimonia di premiazione, perché veramente si vedono le eccellenze, soprattutto un percorso didattico che avete fatto voi ragazzi. E ha detto una cosa molto interessante la Presidente, che i ragazzi d'oggi non sono rappresentati del futuro, ma il presente. Dobbiamo vivere anche il presente, che è ricco di temi, ma anche di tantissimi problemi. Sono sicuro che quando andrete a scuola, le scuole superiori, Sant'Agata, Capo Grande, non so, terrete alto il buon nome dell'istituto comprensivo di Longi, perché l'istituto comprensivo di Longi da anni è una cucina di intelligenze, perché i ragazzi che hanno successo nell'istituto comprensivo poi hanno lo stesso successo negli istituti superiori, e questo è veramente ci riempie di orgoglio e anche un ringraziamento per loro che fanno, il lavoro che fanno tutti gli insegnanti. Poi che dire dei ragazzi di oggi? È complicato stare dietro a questi giovani, perché hanno una marcia in più, vivono una dimensione completamente diversa rispetto a noi che siamo un pochino più avanti con l'età, perché hanno un modo di approcciare la realtà completamente diversa da noi. Quindi già diciamo che sono per noi genitori, per noi adulti, anche tra virgolette un esempio da seguire, perché io mi rapporto anche con mio figlio, come si rapporto con tutti i genitori, e molto spesso traiamo delle cose positive dalle loro conoscenze e dal loro approccio che hanno con la vita. Quindi ringrazio ancora tutti i presenti e vi aspetto un altro annamento. Grazie. Tutta la comunità di Cala di Lamertino, vi ringrazio per l'invito, sindaco, dirigenza scolastica e tutti i docenti presenti, ai quali faccio i complimenti per questa bellissima iniziativa. Io sono sindaco da quasi due anni, ed è il terzo anno che sono presente, ero presente anche quando non ero sindaco, perché ci dobbiamo essere presente personalmente a questa che è una cerimonia di premiazione di eccellenze. E dico, l'ho ripetuto l'anno scorso, questa manifestazione e tante altre fanno sì che la nostra scuola, il nostro istituto comprensivo sia un'eccellenza nei neutri, lo dico senza leggeria. Quindi complimenti per questa iniziativa e per quello che fate per i nostri ragazzi. Dicevo poc'anzi, il sindaco Di Mirko, oggi è ancora più difficile fare scuola, è ancora più difficile dopo i due anni di pandemia, però tutte le attività collaterali, quello che significa proprio fare scuola, fanno sì che i nostri ragazzi, che sono convinto che lo hanno fatto in questi anni, ci rendano orgogliosi quando andranno a frequentare le scuole superiori. Io qui vedo tantissime facce amiche, quindi ciò significa che le eccellenze anche del mio paese sono tante, ne sono felice e ne sono orgoglioso, ma non avevo dubbi, perché ho assistito anche a tante attività con le ultime regie che hanno fatto scolastiche, abbiamo avuto prova della bravura dei nostri ragazzi, che ci rendono veramente orgogliosi. Io sono magari un po' più giovane, mi sento ancora più giovane, quindi tento di stare insieme a loro. Sono sempre in mezzo ai ragazzi, mi confronto ogni giorno con i ragazzi, cerco di insegnare qualcosa, ma un po' di più sono loro che insegnano oltre a me, quindi abbiamo tanto da imparare rispetto a questi ragazzi. Tu sei un Miriam Parafiorini. Miriam è questo.